Buongiorno, siamo qui al Trofeo Jack, siamo qui con il nuovo capitano Buongiorno. del Borussia Dortmund, Buongiorno. e l'ex capitano cioè ancora capitano dell'Inter, ex capitano dei ragazzi qui. Dopo la prima vittoria, Michele Prisco voleva dire due parole. A chi l'ha dedicata questa vittoria, capitano? Non solo io, tutta la squadra l'abbiamo dedicata al neo dottore, Esposito Giuseppe, sperando che adesso è più libero dagli studi e può puntare a fare il capocannoniere e a farci vincere il campionato. A questo proposito, volevo spendere anche una parola per Peppe, che è stato 3 anni in questa squadra. Abbiamo vinto tutto con lui. C'era anche il signor Michele Prisco. Poi quest'anno c'è stato questo piccolo cambio di rotta, però io Si promoziona. con il cuore sono sempre con loro, con te Peppe. Infatti, si è visto anche l'ultimo gesto che ho fatto, ragazzi. L'hanno visto il mercoledì, tu non c'eri, lo potrai vedere lunedì prossimo. Comunque sono sempre con te. Tanti auguri del tuo ex capitano, che rimarrà sempre il capitano morale, anche se questa fascia ormai non sarà più mia, ma è la fascia di Michele Visco. Spero che ti porterà ai fasti in cui ti ho portato io. Tanti auguri ancora, dottore. C'è anche una parola da un perdente che comunque ti volevo fare gli auguri, è giusto che sia così. Prego. Ciao caro Peppe, tanti auguri per la tua laurea dal capitano del Valencia. Come vedi, qui ho la maglia di questa squadra. Siamo sempre stati rivali in campo, ma amici fuori. L'unico mio rimpianto è di non averti mai avuto in una mia squadra. Non si sa mai, forse un giorno cambierà qualcosa, anche forse a gennaio. Ci sono delle trattative in corso. Trattative in Sai, corso. ma per il momento sono sempre il capitano del Valencia. Ti faccio i miei più sinceri auguri. Tanti auguri. Prende qui Giuseppe, no, non dimentichiamo Marco, l'anno prossimo siete tutti invitati alla laura di Matteo, di Marco. Quello sì. E non è l'anno prossimo, massimo 2, Massimo 2 anni. eh? Va bene. Neolaureando. Un saluto dal Trofeo Jack.